Ciao, sono Marco. Oggi faccio un video su un gameplay, ma più che gameplay, un video tra me e Mr. Mega Drive. Qualche giorno fa avevo fatto vedere il gioco da edicola, Mr. Forza. L'ho proposto anche come video sfida. Però non so se, nessuno, se qualcuno risponde a questa videosfida, ma non credo perché non è un tanto adatto, anche perché è un po' difficile come gioco. Io quando ero un ragazzo questo gioco non me lo ricordo, non so se ce l'ho giocato, però l'ho scoperto tipo 2 o 3 anni fa, dove che avevo acquistato un lotto di cassettine da edicola. Pensate, 150 cassette da edicola a un buon prezzo, cosa che adesso è difficile trovarle a questo prezzo. Cioè, una cassettina da edicola la trovi a 30 euro. Pensate, una cassettina, un nastro di 30-40 anni fa, cosa che io invece, che il lotto ve lo faccio vedere qua. E qua dopo sotto ce n'è altre, qua le ho messe tutte su questi portacassette che avevo una volta. Ecco, sotto, poi sotto c'è anche qua, quindi 150 cassette da edicola. E pensate che una cassettina tipo questa adesso costa sui 20-30 euro. Io tutte queste le ho pagate 40 euro in tutte per me, quindi ne ho approfittato, l'ho subito acquistato perché avevo appena acquistato anche il Commodore 64, che è questo, che anche questo l'ho trovato un buon prezzo assieme al dataset a 40 euro, cosa che adesso è difficile, meno di 70 euro non lo trovi, e in regalo senza niente, proprio solo il Commodore. Adesso sono arrivati a prezzi esorbitanti. Pensate che poi ogni tanto mi sono comprato qualche cassetta, tipo qua c'ho tutte cassette originali del Commodore. Alcune le ho trovate su un lotto dove avevo acquistato, qui c'ho il Mega Drive, qui sotto c'è il Commodore C64, che ho avuto una riproduzione fortunata, aveva solo il componente dentro rotto. Poi qua c'è il VIC-20, sperando di aggiustarlo. E praticamente ogni tanto devo acquistare una cassettina alla volta, tipo da edicola, che le trovi 55, 10, 15, 20 euro. Poi però volevo acquistare tipo una cassetta che era Popeye, che ha veramente una bellissima conversione, anche West Bank, ma a 100 euro, cioè addirittura hanno dei prezzi esorbitanti che secondo me sono esagerati, quindi non ho preso più niente, mi sono comprato questo aggeggio qua. Sì, è un emulatore dataset, lo incastrico qua dietro. Ne ha fatto un video anche ATP un anno fa, ma quello di ATP è molto più bello perché c'ha il display qua e può contenere anche i giochi dentro, mentre questo no. Si può solo registrare giochi su una cassetta da nastro. Oppure ci puoi giocare direttamente, lo colleghi su tipo un cellulare, c'è il gioco e direttamente poi ci giochi direttamente sul Commodore. Ma io l'ho preso solo per registrarmi dei giochi su nastro, era quello il mio intento, perché ultimamente vedo dei costi esagerati che no. Ho detto meglio che vado avanti perché c'ho anche un'altra passione, quella delle VHS, quindi non ce la faccio comprare quelle, poi i giochi non ho possibilità di fare tanti acquisti. Quando vedo VHS a ottimo prezzo le vado a comprare, preferisco quelle.
E quindi io mi sono registrato tramite questo aggeggio i giochi qua, vedete, Pop West Bank, Popeye, che costano 100 euro, su delle cassette che avevo da anni che non le uso più, quindi le ho registrate qua con un gioco solo, tipo originale, e poi me lo gioco direttamente sul Commodore. E me ne sono fatti altri guardando i video del Commodorista, bellissimo sito, anzi, e poi anche da ATP ho preso spunto anche da ATP, vedete qua, sono tutti giochi che mi sono registrato su delle cassette. Per esempio il gioco di ATP che mi è piaciuto, che ha fatto un gameplay, ma un anno, forse 2 anni fa, è Cavelon, che è una bellissima conversione per il Commodore. E niente, dopo questo sfogo qua sui costi, perché ci sta che un venditore deve guadagnare, ma insomma arrivare a questi prezzi non lo so. Comunque io faccio questo tipo di sfida tra me e il Mister Mega Drive, tanto per divertirci un po', e andiamo al gioco. Ok, eccoci qua sul sito della Sobox. Parto con il gioco Mister Forza. Io questo gioco non me lo ricordo quando ero all'epoca da ragazzino, ma appunto, come ho detto, l'ho conosciuto 3 anni fa il gioco, comprando quel lotto di cassettine. Ci ho giocato un po', circa un anno fa, due, però è abbastanza difficile, come avete visto anche sul video di Mega Drive. Però è già stato bravo a salire sullo schermo, mentre io non ci sono, non, mi sembra che non ci sono riuscito, quindi la mia sfida fra me e lui è vedere se riesco anch'io a arrivare sopra lo schermo, addirittura superarlo, ma non credo, perché è abbastanza rognoso. A un certo punto ti fa rompere le scatole, non riesci, come avete visto sul suo video. Quindi parto sul gioco, eccoci qua. Vediamo se prendiamo il game port. Non parte. Scusate. Allora, eccoci qua. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa. Siamo un po'. Allora, qua bisogna trovare i tempi giusti qua per attraversare qua, se no si cade. Ok, difatti sono cascato. È da un anno o due che non ci gioco più, quindi l'avevo già mollato subito il gioco. No, se salto prendo le punte, quindi ricominciamo di nuovo. No, che roba. Allora, via! Niente, ma porco cane. Niente, si era incastrato a metà corso. Allora, no, sono andato troppo presto.
Ok, perfetto, adesso qua, due diamanti pre, porco, cavolo, mi ti cadevo, porco, cavolo, e qua arriva la rogna, perché qua adesso veramente stai qua ore e ore a, non so, come cavolo. Cioè, qua stai proprio rimbambito ore e ore per qua è come giocare al flipper, diciamo. Ecco, adesso. No, niente. Sì, ciao. Ok. No. Sì. Ok. Ok. Allora, qua in me, qua non si riesce più a, non so come cavolo si fa la vela, porco. No, allora, vediamo. Ah, via, 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 via. No! Mannaggia. Dai, no. Ecco, a momenti rompe. A momenti rompo il cruscotto del. Oh, porco Giuda. Niente, a me già mi sta venendo una rabbia qua sul gioco che no. No, mi sa già che non riuscirò a superare Mr. Mega Drive, cioè di andare sopra là in cima prima che ci arrivo, passerà mezzanotte. Bravo Mr. Mega Drive. Scusa, ecco, sì, ah, porca miseria. Adesso sono ritornato di nuovo all'inizio, ma porca. Sì, ciao. Ecco. Un po' di tapirulan qua. Porco cane, è proprio là che non si riesce a. Come cavolo si fa a infilarsi? Qua bisogna riuscire a. Cazzo. E dai, che sono ritornato ancora al punto di partenza. Sì, ciao, buonanotte. Ah.
Questo qua fa bestemmiare più dell'altro quello proposto da Macchina del Tempo. Sì, metto un po' di tapirulan, tanto per dimagrire un po', perché anch'io ne avrei bisogno, perché qualche anno fa ero magro, adesso sono un po' ingrassato. Ah, Dio buono, adesso qua non riesco più ad andare avanti. Come cacchio si fa ad andare? Cioè, non so se c'è un trucco. Ih, dai, dai, dai. Porco cane, ero riuscito ad andare. Ma come cavolo ho fatto ad andare là? Porco. Non so. Ma forse bisogna. Come ho fatto ad andare porco? Ma dai, qua è come fare il flipper qua, porco. Dai. Sì, ciao. In Cina. Vabbè, proviamo ancora perché mi sto prendendo un po' il gioco, che dopo un certo punto qua ti viene una rabbia perché non riesci. Anche questo sarebbe bello, solo che il problema è difficile andare sopra là. E comunque bravo Mr. Mega Drive che cazzo. Forse bisogna. Madonna. Adesso qua non so. Il porco cane, ma vaffan. E va là, porco cane, perché non vai là, Dio? Stiamo qua ora a fare il flipper qua. Sì, ciao. Ma come ho fatto a. C'era un attimo che ero riuscito a. Non so che cavolo. Madonna. Qua non so. Niente, mi sa che farò una brutta figura di non salire sopra come ha fatto Mega Drive. Qua non riesco a. Buonanotte. Allora, vediamo. Andiamo giù qua. Qua e dopo. Che cavolo? Via. No, niente. Grazie.
Ma io non so che cavolo. Il problema è che una volta i giochi del Commodore ce ne sono tanti che sono veramente proprio impossibili da fare, che ti fanno anche bestemmiare qua. Però è meglio che mi controllo, perché non vorrei che magari YouTube. Ah, guarda che roba, cioè fa sempre sta roba qua de... Mannaggia, porco cama. Eh sì, qua è come dice Mr. Mega Drive, basta a appiccarsi sull'affare là. Difatti ero riuscito ad appiccarsi, aspetta che ad arrampicarmi. Aspetta che provo. Sul video di Mr. Mega Drive lui ha detto che bisognerebbe arrampicarsi sull'aggeggio là, però lui non c'era riuscito. Io per qualche secondo ero riuscito ad arrampicarmi. Adesso vediamo, riprovo, perché ero riuscito ad arrampicarmi, dopo si è staccato. Vediamo, allora. No, adesso il guaio è qua. Ok, ciao, buonanotte. È proprio l'inizio che, cioè, se è difficile qua, chissà come saranno gli altri schermi, non so. Ecco, adesso rimango intrappolato qua. Via, porco Giuda. Adesso il problema è andare là di nuovo. No, ma resta là, cacchio. Ma porco. Dai, dai, porco cane, sì, ero riuscito ad arrampicarmi, ma poi si è staccato. Cazzo, è difficile riuscire ad arrampicarsi. Mo' aspetta che riprovo. Ok. Avrei giocato sul vero hardware del Commodore 64, invece sono in emulazione per il fatto che ho il joystick arcade. Niente, ho dovuto rifare, mi si era fermato il video, quindi rifare. Se vedete che ho ancora 8 sette vite, sì, perché una me le ha tolta. Praticamente io vado tramite screencast e più di 15 minuti non posso fare video, quindi li devo fare a spezzettoni, quindi questo vai. Quindi adesso devo ricominciare. Ah, tra l'altro qua non ci sono neanche. Vai. Ma perché non mi fa. Ah, ma quindi viene soltanto. Cazzo, riesco ad arrampicarmi, ma dopo si stacca subito. Ma che cacchio. Madonna.
dai, no, ma porco ah signore, quindi adesso qua per dovermi agganciare ancora là devo rifare tutto il giro. Allora, avrei già rinunciato, ma siccome ho visto che ci si può agganciare là, voglio vedere se riesco a. Perché ho visto che Mr. Mega Drive non è riuscito ad agganciarsi, invece io sì, però dopo si sgancia subito e non capisco il perché. Solo che qua adesso, ma guarda che roba. Ok, sì. Sì, ma fammi andare sotto là, ma guarda. Dio. Ah, cazzarola. Sai che dopo qua il video diventa troppo lungo e prima di riuscire ad agganciarmi su quel benedetto coso là. Ma guarda che roba. Ah. Sì, ma perché qua salta? No, ma guarda che roba. Sono 5 minuti, posso stare solo 15 minuti e dopo basta, se non riesco, pace e amen. Sì, ciao. Che impossibile in un video subito poter. Adesso non riesco neanche più ad andare avanti qua, ma sì, ciao. Niente, finché. Ah, ma adesso no.
Ma va. No, questo proprio non è adatto per una videosfida, l'ho fatto io così tanto per... però, insomma, è una roba allucinante proprio star qua a fare il tapirulan o il flipper qua, non so. Niente, non si arrampica, cioè si arrampica, ma dopo si stacca subito. Non so, cazzo. Sono giochi secondo me belli, ma fatti male alcuni, perché cioè, no, ci si può proprio giocare, insomma, no. Non so. Dai, insomma, non mi fa neanche, ma cioè, dopo una giornata di sto gioco ti fa venire voglia di non vederlo per parecchio, perché sinceramente anche questo, difatti, dopo non ci ho neanche più giocato. Difatti ti arrampichi, ma dopo si stacca subito, quindi è impossibile secondo me. Niente, io ci rinuncio e bravo Mr. Mega Drive che è riuscito a salire sopra. Dai, un saluto e ciao.